Ciao, bentornati sul mio canale. Oggi vi mostro la mia collezione di palette, che è un video che mi avete richiesto in tante da quando ho aperto il canale. Siete curiosi di vedere le palette che ho nel mio kit, le palette che utilizzo, e quindi ho deciso dopo un po' di tempo di accontentarvi. Allora, inizio dalla prima palette che ho acquistato. È stata questa che ho comprato su internet e il brand si chiama Mally. L'ho comprata prima di iniziare l'accademia, l'ho acquistata perché mi piaceva, era tipo coloratissima, ha miliardi di colori, e quindi ho detto vabbè, non posso iniziare un corso senza avere tutti i colori dell'arcobaleno, e quindi ho acquistato questa palette doppia che era ottima per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo, perché comunque gli ombretti scrivono durano, però non sono entrata in merito degli ingredienti e di inci, ma credo che comunque non sia costituita da ottimi ingredienti per quello che è costata. Credo di averla pagata intorno ai 20 euro, e quindi questa l'ho utilizzata per tutta la prima parte del mio corso, perché è davvero super colorata, pigmentatissima, trovate tutti i colori di tutte le sfumature, quindi ottima se state iniziando un corso di make up, volete praticare un po' con diversi colori, divertirvi un po' e giocare. Poi, quando ho iniziato il corso, nel mio kit è stata introdotta la palette del Scream Face, che è un brand di trucco che trovate a Londra. Prima c'era proprio il negozio, adesso credo che sia stato tolto, ma comunque trovate ancora questo brand. Questa palette che ho utilizzato al corso è prevalentemente opaca, quindi per creare tutti quei giochi di ombre e luce, molti colori utilizzabili sempre, molti marroni e vabbè il nero e qualche colore opaco, lilla, verde. Poi durante il corso ho iniziato con delle palette un po' meno costose, come ad esempio quelle della Slick Makeup, che è un ottimo brand di trucco di cui mi avete sentito parlare già tante volte nei miei video. Il brand è questo, Slick, e lo trovate da Superdrug a Londra e anche online in Italia. Le spese di spedizione sono alquanto irrisorie, non sono costosissime, e comunque è un brand ottimo per quanto riguarda la scrivenza, la durata, la pigmentazione. Davvero ho provato vari prodotti, nessuno mi ha mai deluso, solamente il mascara che non mi è piaciuto per nulla. Però le palettine ombretti sono ottime, costano solamente 10 pound e ne trovate di ogni, di tutti i colori. C'è quella dei matte, quella dei colorati fluo, quella dei perlati. Io ne ho comprate 3. C'è questa che è la palette che si chiama The Original ed ha dei colori perlati bellissimi, a chi piace appunto il perlato, e dei toni del verde, il grigio, il viola, rosa, davvero tutti i perlati si possono desiderare. Poi ho acquistato questa che si chiama Oh So Special, e vedete, un po' deturpata perché l'ho utilizzata spessissimo ed è la palette che porto sempre e spesso quando vado in viaggio faccio gite fuori porta, perché comunque potete realizzare dei look neutri con un tocco di colore rosa che è bellissimo sugli occhi. L'ultima palette della Slick che ho acquistato si chiama Vintage Romance, che è bellissima, come vedete è ancora nuova perché non l'ho ancora utilizzata se non per sbocciare i colori, e la utilizzerò presto in un tutorial, però la adoro, ci sono un sacco di viola, bellissimi bellissimi ombretti, e anche i nomi sono belli, simpatici, perché riguardano nomi di città, e ad esempio Honeymoon in Hollywood, che sarebbe luna di miele ad Hollywood, Per sempre a Firenze, Forever in Florence, Love in London, Amore a Londra, Pretty in Paris, quindi carine a Parigi, e quindi niente, carina sia nel nome che negli ombretti. Poi la Naked 2 è quella che mi piace di più, proprio per i colori che contiene, perché ci sono molti perlati sui grigi, marroni, il bronzo, e poi qualche shade opaca, e il nero ovviamente utilizzare sempre in ogni trucco per intensificare un po' l'effetto. Poi quando lavoravo da MAC ho avuto la fortuna di avere lo sconto del 60% a Londra, mi sono costruita ben due palette di ombretti, una doppia che è questa qui, che si apre in due, c'è il divisorio al centro trasparente e da 15 ombretti per parte, quindi 30 ombretti. Questa è costituita per la maggior parte dai perlati, quindi questa è la mia palette doppia. Poi dopo la doppia
ho creato anche una di opachi, che è questa qui. Ci metto sempre il fogliettino dentro così mi ricordo i nomi degli ombretti. E è questa di tutti i colori, fluo e non, opachi, matte, bellissima. E questa è di 15 ombretti. Poi ho comprato, sempre a Londra, da Charles Fox, il negozio che vende Kryolan e la maschera ed effetti speciali, con la palette Kryolan che mi avete visto utilizzare nel mio ultimo video trucco primavera ispirato a Katy Perry. E il colore si chiama Variety perché appunto è una bellissima varietà di ombretti, tutti perlati. Adoro i perlati, anche se vanno sempre abbinati magari a un opaco per non fare effetto palla da discoteca, però mi piacciono tantissimo i colori perlati. E questa, come vedete, contiene tutti i colori perlati che possiate desiderare, bellissimi, pigmentatissimi, profumatissimi. Poi ho vari ombretti di Neve Cosmetics, che è un brand che mi piace molto perché sono molto pigmentati, cremosi e bellissimi colori. E a parte ho due palette piccole che ho di là in stanza, quindi non le ho prese di ombretti, ho la palette di Make Up Delight con tutti i colori perlati, bellissimi, naturali. È un brand cruelty free, vegetarian and vegan. Per quanto riguarda i brand italiani, oltre a Neve, che adoro, ho imparato ad apprezzare e ad amare anche la Nabla Cosmetics, di cui mia sorella ha una palette enorme. In realtà penso che abbia tutti gli ombretti di Nabla, di cui vi abbiamo fatto un video sul canale. È la recensione di tutti gli ombretti Nabla più gli swatches che lei appunto ha. Io invece ho acquistato solamente la palette da 6 perché molti ombretti di Nabla li trovavo molto simili a ombretti che avevo già della MAC, e quindi non volevo acquistare dei doppioni. E anzi, credo che vi farò anche un video sui dupe della MAC, perché sono dei video molto molto richiesti. Comunque, io ho acquistato la mini palette della Nabla da 6 in cui ho messo dei colori che mi piacevano tanto: Frozen, che è un bellissimo grigio metallizzato, sembra proprio metallo fuso, della collezione Artica; Cattleya, che è un viola perlato stupendo; Zoe, che è un duo chrome sui toni del verde menta bellissimo che illumina un sacco gli occhi; e Extra Virgin, che è un bellissimo verde perlato che ancora devo utilizzare, farò presto un tutorial. E poi due matte, uno è Caramel, che utilizzo sempre, bellissimo colore per la piega, e City Wolf, questo bel grigio opaco. Poi ho acquistato anche una palettina da 4 della MAC con i miei colori preferiti da viaggio, che sono All That Glitters, che è un bel colore illuminante all over da utilizzare sia sulla parte mobile che come punto luce. Poi ho acquistato Quarry, che è un bel mauve malva; Swiss Chocolate, con bel marrone caldo; e Sketch, che è uno dei miei ombretti preferiti, se non il preferito di MAC, che è un bel burgundy di Borgogna opaco con delle perlescenze leggerissime. Poi arriviamo al mio amore per Zoeva, mia sorella ha la Cocoa Blend. Anche di Zoeva vi faremo una review, una haul, perché tra me e mia sorella abbiamo 1000 pennelli. Cercate dei pennelli con un ottimo rapporto qualità-prezzo, con ottimo design, setole, una qualità fantastica nello sfumare gli ombretti. Zoeva è proprio il brand che fa al vostro caso, e fa dei kit pennelli con tantissimi pennelli a soli 50 o 60 euro, controllate sul sito. E quindi vi dicevo, io ho acquistato la Zoeva Smoky, per non acquistare la Naked Smoky, perché avevo la Naked 2, ho acquistato quella di Zoeva. E vedete tutti i bei colori che ci sono, dai colori più chiari a quelli più scuri, tutti rigorosamente opachi, parte 2 credo, bellissima, quindi per ricreare degli smoky eye da urlo. Passiamo all'ultima palette che vi mostro in questo video di super lusso, che ho acquistato a Londra, ed è della Tom Ford nel colore Orchid Haze. Viene con due pennellini per applicare l'ombretto, e questa è fantastica per quanto riguarda la pigmentazione, la durata degli ombretti, la qualità, la cremosità. Però è un bel po' costosa, credo costi intorno ai 60 pound, 60 sterline, e pensavo di utilizzarla per un trucco mezza faccia con prodotti costosi, mezza faccia prodotti economici. Questo conclude il mio video della collezione di palette. Io spero che il video vi sia piaciuto come sempre. Se vi è piaciuto, datemi un like e iscrivetevi al canale se non lo siete già. Seguitemi sugli altri social che trovate alla fine del video. Un bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!